Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland, il 808, questo era il Crystal History delle 8. Bentornati qui su Good Morning Milano, qui su Crystal Radio, e iniziamo la seconda parte della trasmissione con anche un ospite qui in studio. Diamo il benvenuto alla Prada, buongiorno. Buongiorno Milano, buongiorno. Benvenuta alla Prada che dà il buongiorno insieme a me, anche all'altra ospite che è quella del giovedì. Lei proprio è la resident del giovedì, sentite la risata di Tamara Malleo. Buongiorno Tamara, la sua abitudine del teatro. Buongiorno, buongiorno a Fabio, buongiorno alla Prada, buongiorno agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Allora, andiamo Dove ci subito. porti quest'oggi? Due consigli, uno per questi giorni e uno per la prossima settimana. Ok. Allora, in questi giorni imperdibile al Teatro Elfo Puccini, quindi ci troviamo in Corso Buenos Aires, fermata della metropolitana Lima o Porta Venezia, quindi linea rossa, The City. È uno spettacolo con la regia di Jacopo Gassman. In scena ci sono Lucrezia Guidone e Cristian La Rosa, due attori, anzi un'attrice e un attore bravissimi, che entrano dentro una storia scritta da Martin Crypt, che è un autore inglese che ha scritto questo testo nel 2008, ma è assolutamente molto attuale. Ci troviamo all'interno di una casa, ma che è una casa che può essere inserita all'interno di una città, quindi ci sono questi due personaggi che però sono parte di un universo, e cioè si parla di una crisi di coppia, ma in realtà è una crisi umana, perché vedremo che questi due personaggi, lei è una traduttrice che però fa anche la scrittrice, lui è un impiegato all'interno di una grande società che però forse perderà il lavoro. Cominciano questo dialogo quasi surreale e poi si innestano dei meccanismi all'interno che ci porteranno in un mondo altro dove al centro c'è una forma di estraniamento che ci parla molto in questo oggi, quindi imperdibile fino a domenica, quindi fino a domenica 14, scusatemi, fino a domenica, sì, no, 7, 7, scusami, oggi è sono 4, settimane 5, per me 6, matematiche, 7, giusto, 7. esatto, fino a domenica Dai, c'è di 7. buono che fino a 3 so contare, meno male, per fortuna. No, no, perché io sono alterata con le settimane e quindi fino a domenica 7 potete vedere questo spettacolo The City al Teatro Elfo Puccini. Peraltro, appunto, Cristian La Rosa è un attore meraviglioso che fa dei lavori che sarà Ok, anche, Elfo lo Puccini, dico, ricordiamo, zona. zona metropolitana Bravissimo, rossa, bravissimo. tra Porta Venezia e Lima, Sai quindi che una ti delle interrogo sempre fermate. sulle fermate della metropolitana, quindi brava. Hai un po' distratto prima perché l'ho già No, no, detto. no, ma io ti do torno perché prima magari lo dici mentre poi dopo, tacco, non te lo aspetti, bisogna, capito? Allora, invece, ti stavo dicendo che Cristiana Rosa sarà poi in Sì? scena il 19, 20, 21 di aprile Sì? al Teatro Binario, scusate, al Teatro della Cooperativa, che è un teatro che a Mi te piace guarda. molto, e, con Animali Domestici, con la regia di Antonio Mingarelli, con Alice Raffaelli, uno spettacolo imperdibile, ma ne Ma ce lo parleremo. racconterai, infatti, sono stato data, Esatto, poi ne appunto. parleremo. Poi ci Altro? spostiamo invece a Campo Teatrale, zona Lambrate, metropolitana Udine, quindi linea verde, fermata Udine, Campo Teatrale Calergi, il complotto dei complotti. Stiamo parlando di una compagnia molto giovane, Firmamento Collettivo, che dal 9 al 14 aprile sarà in scena con questo spettacolo in cui si parla di un tema particolarmente forte e diciamo così, molto attuale in questo periodo, ma in realtà nella nostra storia. È un mondo dove il piano Calergi, teoria del complotto per la quale le migrazioni sono una copertura per la sostituzione etnica europea, è realmente in atto. È un partito del buonsenso e pronto a stroncarlo. Una compagnia di teatro è impegnata contro il tempo per la salvezza dell'umanità, ci riuscirà? Il teatro ha questa funzione? Ce lo racconta una giovane compagnia che crede nella funzione del teatro e crede in quello che il teatro può dare, raccontando perché volevo ricordare nella nostra abitudine del teatro che il teatro ci regala sorrisi, ci regala momenti di, diciamo così, di gioia, ma anche deve avere una grande funzione, quella di raccontare cose scomode, perché se Ok. no il teatro, insomma, perde anche un po' la sua funzione. Quindi, due appuntamenti, uno per questi giorni di estate al Teatro Elfo Puccini, uno per la prossima settimana a Campo Teatrale Calergi, giovane compagnia da sostenere.
Beh, Tami, grazie mille. Prada, ti sei segnata gli appuntamenti? Yes. Tutto pronto? Yes. Ok. Perché Beh, c'è anche... poi parlerai con la tua ospite di un appuntamento... Infatti, perché dai, dicene uno... Perché anche tu comunque appunto calchi alcuni palcoscenici. E quindi Prada, dicene uno così, il primo che ti viene in mente nelle prossime... Anch'io ho bazzicato il teatro da una parte dall'altra. Allora, io torno in teatro il domenica 21 aprile. Difatti, Tamara, io ti invito. Abbiamo già un po' parlato prima. Con un mio spettacolo che si chiama Judy Garland, Vita, Morte e Miracoli, tutto dedicato a questa icona che è Judy Garland, alla sua vita, a come appunto è scomparsa e ai suoi miracoli, che la gente non ci crede e dice, ma che miracoli ha fatto Judy Garland? Dovete venire a vedere lo spettacolo per sapere. 21 aprile dove? All'Atelier del Teatro delle Arti. Ferma, dov'è Tamara? Metropolitana? Metropolitana, sai che non lo so. Ah, t'ho beccato, Repubblica. M3, gialla. Io vado a piedi in quella zona. Ah, scusa, è vero, scusa, lei è una ragazza di Porta Venezia, scusa, è vero. Ah, siamo in due, Tamara. Ecco, niente, capito, qui invece proprio i ragazzi di San Siro sono trattati così da questi borghesi del centro. Se vado a piedi guarderò la metropolitana più vicina. Va bene, Tamara, grazie mille, ricordaci velocemente dove ti possiamo trovare, quando, nel senso non in Porta Venezia, nel senso in televisione. Oh, va, anche là. Teatro Mania il venerdì su Milanao, canale 191 del digitale terrestre dalle 16:40, invece il lunedì su Antenna 3 canale 11 dalle 23:30. Grazie, ecco. Fabio, come sempre, grazie alla tua ospite alla Prada. Grazie a te, Tami, e salutaci il teatro e ci vediamo a teatro, anzi, va ci bene? Vediamo a teatro, ciao. Perfetto, ciao, grazie Tamara. Mille Tamara. Prada, allora adesso poi noi andiamo avanti, prima un po' di musica e poi entriamo nel tema, perché insomma qui dobbiamo capire drag queen. Questa parola è infatti. Io conoscevo le drag race, ma era tutta un'altra roba, credo. Quindi rimanete con noi, appunto, un po' di musica e poi torniamo qui in diretta su Crystal Radio, qui a Good Morning Milano con La Parada. E adesso i Maroon 5 con This Love.